La Schiffini nasce negli anni 20 per la costruzione di arredamenti navali e nel dopoguerra è stata la prima a costruire cucine modulari in Italia. Negli anni 60 è stata una delle aziende che ha dato vita a quel fenomeno culturale che si chiama Italian Design. Il nostro nume tutelare e grande collaboratore è stato Vico Magistretti, uno dei padri dell'Italian Design. Il concetto, la filosofia di Magistretti era quella del concept design, che letteralmente significa che dietro ogni progetto ci deve essere un'idea. A questa filosofia abbiamo sempre cercato di ispirarsi negli anni anche dopo la sua scomparsa. L'incontro con Ghita è stato forse occasionale, ma estremamente interessante e estremamente fruttifero. Io ritengo che sempre di più nel futuro ci sia una contaminazione, un incontro almeno, ecco, tra design e arte. E Ghita è una designer che direi che sta tra il mondo del designer e il mondo dell'arte. Ho incontrato Enrico in occasione del Wallpaper Handmade nel 2010. Lo scopo dell'evento era far incontrare i designer con le aziende ed è così che ci siamo incontrati per la prima volta. E io ho proposto il concept The Drawer Kitchen. Volevo disegnare una cucina che unisse il cucinare allo stare insieme e che fosse un centro focale del living. Per me era importante realizzare una cucina non convenzionale, scultorea, espressiva. Certo, la preparazione del cibo è essenziale, quindi un lato della cucina è convenzionale, ma l'altro è molto teatrale, è come una scultura nella stanza. Per me è anche molto importante che non sia solo una forma, ma sia anche funzionale. Ogni cassetto funziona come tale e fornisce moltissimo spazio. I cassetti sono cassetti a tutti gli effetti, con cerniere e meccanismi a chiusura morbida. Sono molto funzionali. Ciò su cui ho lavorato molto è su come posizionarli, come comporli in modo da ottenere un effetto di volume, teatrale e allo stesso tempo esteticamente bello, per far emergere la qualità scultorea del blocco. La betulla è un materiale molto bello e allo stesso tempo umile. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa che avesse queste qualità e allo stesso tempo è un materiale caldo. E in uno spazio living, perché in questo scenario la cucina e la sala da pranzo sono pensate insieme, ha un effetto che mi piace molto. Nel mio lavoro mi interessano gli oggetti animati, che prendono vita mentre li si usa. Per The Drawer Kitchen volevo creare una sorta di cucina decostruttivista, che desse molta energia, molto dinamica anche quando non utilizzata, e che quasi esplodesse quando la si usa, aumentando il movimento. Forse questo tipo di approccio appartiene più al mondo dell'arte che a quello del design, dove la funzione sarebbe forse il primo pensiero. Penso quindi che ci sia uno sconfinamento tra queste due discipline nel mio lavoro.